Telespettatori e telespettatrici, ben ritrovati dopo la pausa estiva. Lo so che vi siamo mancati, ci mancherebbe altro. Un contenitore così di attualità, così brioso anche di analisi dell'attività anche politica, sociale, di sicuro, insomma, ha avuto anche lui il tempo di andare in vacanza. Rientriamo e rientriamo con uno spirito un po' nuovo, rientriamo con un atteggiamento diverso, rientriamo con un'opportunità di riflessione innovativa rispetto a quelle che vi abbiamo abituati nella prima parte durante la scorsa primavera. Abbiamo con noi in studio Monsignor Giulio Della Vite, grazie Don Grazie a voi Giulio dell'invito. di essere venuto con noi, segretario generale della diocesi di Bergamo, ma oggi con noi è semplicemente, per quanto possa essere semplice, autore di Ribellarsi. Non so se la regia poi manda la copertina quando, eccola qui, comunque quando ogni tanto la riproponiamo. Bene, Don Giulio, chi ha avuto l'opportunità o chi vorrà cogliere l'opportunità di leggere Il se ne ride chi abita i cieli, ha avuto già così, l'opportunità di cogliere uno stile bello, dinamico, brioso, che permette di incontrare delle tematiche che sono molto, molto forti, molto profonde. In quel caso era l'incontro tra un abate e un manager. Ribellarsi, questo titolo che bisogna sempre fare dei titoli provocatori. Però quando uno lo legge, capisce che dietro c'è un'etimologia diversa. Innanzitutto è, come dicevi tu, una provocazione, perché tutti in questo momento abbiamo voglia di ribellarci, ribellarci alla situazione, ribellarci a questo tiranno che è il Covid e che ci sta schiacciando. Però già il ribellarsi nella sua prima accezione diventa interessante, perché quando uno si ribella, deve fare guerra, deve fare battaglia, e in genere noi appunto leghiamo a questo il ribello. Però se prendiamo il più grande dei ribelli, il più grande dei guerrieri, Attila, Attila è stato l'uomo, è stato il ribelle che nessuno fermava, il flagello di Dio, dove passava Attila non cresceva più l'erba. Alla fine di cosa muore Attila? Attila muore di indigestione, perché l'ultimo nemico che non è riuscito davvero ad affrontare è stato se stesso. È riuscito a ribellarsi a qualsiasi tiranno tranne che a se stesso. E allora ribellarsi diventa il coraggio di affrontare se stessi, e in questo senso il libro porta a un cambiamento, a una provocazione del vedere il termine ribellarsi, dove l'esigenza di essere ribelli diventa l'esigenza di essere di nuovo belli. Essere ribelli, voglio essere di nuovo bello, ancora bello come ero, che è un po' la sfida del ribellarsi al virus, al Covid, come primo passo. Se ci pensiamo bene, il Covid, tra le tante cose che ha inquinato, che ha fatto ammalare e ha inquinato una delle parole più belle, positivo, ribaltandole. Fino a 2 anni fa, tutti dicevano l'importante è essere positivo, l'importante è circondarsi di persone positive. Prova a dirlo adesso. È esattamente il pericolo essere positivo, il pericolo circondarsi di persone positive. Cioè il virus è riuscito a inquinare anche le parole più belle. E allora nel libro, come mi piace fare spesso, andare al senso delle parole, all'etimologia delle parole, al senso di quello che si dice per andare a recuperare, andare dentro le cose. Il Covid, quando ci ha bloccato dentro, ci ha dato due possibilità. Quando non si poteva più uscire, eravamo bloccati, le alternative erano due: o uscire fuori di testa, come è successo per tanta gente che ancora dai numeri con questa tensione, questa impazienza che spesso c'è in giro, oppure, visto che non si poteva uscire, c'era la possibilità di andare dentro. E questa è stata la sfida di questo libro: andare dentro proprio se stessi, dentro le parole, dentro la situazione, per cercare di recuperare il bello, di tornare al bello, di essere ribelli, di nuovo belli.
Quindi è, come si intuisce dal senso, dalla copertina, come la sfida di un'ecologia umana, quindi è un recuperare in primis se stessi. È questo ciò che cerco di fare. Il sottotitolo è La sfida di una ecologia umana. Ecologia noi spesso la pensiamo come il pulire la realtà intorno a noi, come farla tornare verde, come togliere tutto quello che la inquina. Però andando dentro a fare ecologia dentro se stessi, il libro poi trasforma anche questa parola. Perché l'ecologia, nell'ultimo capitolo, diventa egologia, la C diventa G, diventa logia, conoscenza di se stesso, apprezzamento di se stesso, lavoro su se No, stesso, anche egologia. perché se non riusciamo a amare noi stessi facciamo fatica anche ad amare il prossimo. Assolutamente. Quindi dobbiamo prima ripulire il software. Vedi, io credo che questa sia una delle pagine e delle frasi più violentate del Vangelo. Perché quando dicono a Gesù, bello, stringi tutte queste parole alla fine, cosa vuoi dire? Gesù dice quella frase, ama Dio e ama gli altri come te stesso. Che noi spesso viviamo come ama Dio, ama gli altri e poi te stesso. Ma non c'è scritto e poi, c'è scritto Come? come. Cioè nella misura in cui ami te stesso, nella misura in cui concepisci il valore di te stesso, nella misura in cui sei cosciente della preziosità di quello che sei, allora riesci ad amare Dio e entrare in relazione con gli altri. E è il come te stesso che ti rende capace di guardare la realtà, quella più intorno a te e quella oltre che c'è ogni giorno. Dà quasi un presupposto. Prima ama te stesso, perché per amare come te stesso vuol dire che tu ti ami. Quindi Assolutamente sì. nel momento in cui c'è la consapevolezza del sé e dell'amore del sé, allora puoi amare in maniera pulita e integrale gli altri e il buon Dio. Questa è. Chi non sa andare in bicicletta per conto suo non riuscirà mai ad andare in tandem. Fare lo sforzo a quell'altro Esatto, appena là. quell'altro si uccide. Se tu non sai andare in bicicletta per conto tuo, non puoi pensare di salire su un tandem, uccidi l'altro. Allora, nella misura in cui sai andare tu in bicicletta, puoi andare poi in tandem e condividere e fare comunione con l'altro. Ecco, Don Giulio, devo dire che in questo libro viene fuori, proprio esplode questa tua capacità di trovare dei riferimenti quotidiani, delle figure quotidiane che abbiamo davanti agli occhi e le cali in questo meraviglioso viaggio in treno. Ecco, noi daremo alcune cosine, vi stuzzicheremo la curiosità. Ma fino al punto, ovviamente, di suggerirvi davvero di gustarvelo, perché è esilarante come espressione. Da cosa parte questo viaggio? Perché questo viaggio? La provocazione di questo libro, questa intuizione, mi è venuta perché, come dicevi prima, il libro precedente di 2 anni fa era L'incontro tra un manager e un abate. Era un libro di teoria. Allora alcuni amici mi hanno detto: hai scritto la teoria, adesso devi fare la pratica, devi fare il libro degli esercizi. E allora dicevo: come faccio a fare il libro degli esercizi? E uno mi ha detto: ma se l'abate e il manager, che sembrano due mondi così opposti, e nel primo libro è tutto il mettersi in discussione di questi due mondi, l'organizzare la realtà e vedere l'oltre, l'abate e il manager, perché ognuno di noi è un po' manager, un po' abate, cioè un po' manager nel dover gestire tutte le cose, tutte le corse di ogni giorno, nel gestire gli altri, nel gestire le relazioni, nel gestire il lavoro, e alla fine hai bisogno comunque di una carica ulteriore. Cosa succede se i due si mettono in questione? Cosa succede dentro di loro? E allora nasce così l'idea di questo viaggio. Un viaggio in treno con una donna, qui possiamo spoilerare, che a ogni tappa di questo viaggio del treno incontra qualcuno. Nella prima tappa incontra se stessa, è da sola su questo viaggio in treno. Incontra se stessa per come è con un cappotto verde. Perché un cappotto verde? Perché il verde, che è poi il verde della copertina? Perché
Perché l'intuizione del verde mi è venuta, oltre che dal concetto di ecologia, al concetto perché Beethoven, quando propose per la prima volta l'inno alla gioia, lo suonò con un frac verde. Si mise sul palco con un frac verde e propose l'inno alla gioia. Per questo suo frac verde e per l'inno alla gioia fu tartassato. Il giudizio fu tremendo, la gente abbandonò il teatro. Adesso noi prendiamo l'inno alla gioia come una delle pagine più stratosferiche, come l'inno dell'Europa, ma la prima esecuzione la gente abbandonò il teatro. Dicevano che questo direttore era matto. Però lui alla fine aveva capito che noi siamo sempre pronti a indicare la pecora nera del gregge. Quando il problema, chi ha detto che è la pecora nera? E se il problema fosse che tutte le altre sono bianche, perché deve essere lei il problema? E se invece la soluzione non è chi è la pecora nera o quante sono quelle bianche, ma che ognuno dovesse essere una pecora di un colore diverso, io sono la pecora verde, tu sei la pecora gialla, lui è la pecora rossa, cioè ognuno deve far uscire questa sua unicità, quell'amare se stessi che dicevamo prima. E allora questa donna, incontrando se stessa, poi incontra diverse realtà. Nella prima stazione incontrerà poi una famiglia, un gruppo, una squadra di ragazzi, una coppia, un single, le realtà della vita sociale. Poi però queste realtà della vita sociale, la famiglia, la squadra di calcio, la coppia e il single, sono le parti del nostro corpo, veramente gli organi del corpo. La famiglia testa, dove papà testa, mamma bocca, i tre figli, vista, naso e udito, che rappresentano un po' le nostre famiglie nella loro realtà, tant'è vero che poi ho un po' anche elucubrato, perché poi nel gioco delle parti si scopre che Udito è figlio di primo matrimonio di testa, perché se ci pensiamo quando ascoltiamo le cose poi le memorizziamo, mentre Vista è figlia di primo matrimonio di bocca, perché noi quando guardiamo qualcosa sorridiamo o ci incupiamo. Naso è figlio di secondo matrimonio, perché quando ci puzza qualcosa il naso è sempre nel mezzo. E così il primo capitolo nella dimensione dell'incontro di questa famiglia è un po' l'analisi dell'incontro dell'aspetto valoriale educativo dello scambio generazionale. Questo. Nel secondo capitolo, questa donna incontra una squadra di calcio, 11 giovanotti, che la squadra di calcio che è la pancia, cioè la dimensione delle relazioni, la dimensione del team, il team di lavoro, il team di gioco, il team degli aspetti culturali, ricreativi, sociali, è il momento societario, di dinamiche relazionali, amicali o collaborative. Perché fondamentalmente tutta la nostra vita di relazioni è sempre una partita calcio, c'è qualcuno che perde, che vince, devi fare squadra, devi fare il tifo e quant'altro, perdi, vinci e quant'altro. E allora c'è il capitano cuore, ci sono la difesa, appunto, ciò che filtra i polmoni e i reni, poi c'è un centrocampo che è quello che muove le situazioni, allora lo stomaco, dove abbiamo le farfalle, ma dobbiamo anche mangiare i sassi o i bocconi amari, c'è la milza, c'è il fegato, c'è l'intestino e poi alla fine c'è l'attacco. L'attacco che è l'ombelico, perché ognuno è sempre l'ombelico del mondo alla fine. E poi c'è pudenda da prete, pudenda perché anche l'aspetto dell'affettività, della sessualità è un po' un attacco, ma nel senso di fare gol, di riuscire a realizzare, a vincere nella propria vita, non vincere sull'altro, ma realizzare un completamento della propria vita. Arrivo poi all'incontro con la coppia, che sono le mani, Bellissima l'immagine. l'immagine delle mani, anche perché io sono convinto che se quando due persone si separano, l'aspetto più determinante di una separazione è il mantenimento, su cui spesso si litiga. In realtà, se ci pensiamo bene, due persone devono mantenersi quando si separano perché non sono state Di capaci di mantenersi. mantenersi, di tenersi per mano prima. Mantenersi è tenersi per mano. E allora, nel momento in cui tu non sei capace prima di tenerti per mano con l'altro, alla fine finisci per mantenerti, ma in un altro senso. E lì allora è tutta la dinamica di coppia, tutta la dinamica del giocarsi nella relazione più importante. Penultima fermata, l'incontro col single, il piede. Perché il piede è il singolo? Perché un passo nasce sempre con un piede per volta. È il fatto della scelta etica, della scelta dei valori, perché alla fine,
qualsiasi cosa tu fai, qualsiasi cosa con cui ti relazioni è determinata dalla scelta concreta di ogni giorno, dal passo che fai, perché è nelle piccole cose di ogni giorno dove ti giochi la tua scelta etica vera, al di là dei proclami che uno può fare. E alla fine si arriva alla stazione, prima questa donna, poi, però non lo spoileriamo, dirà chi è, perché tutti poi dicono a questa donna: ma tu chi sei? Ci hai interpellato a un'uno, perché questa donna parlerà con uno di questi organi e tutti gli dicono: ma tu chi sei? E lei rivelerà chi è. E si arriverà alla stazione finale Colei dove, che sa. colei che sa, quella stazione finale dove lei metterà insieme tutte queste parti e ci si accorgerà che quel treno che ha percorso in realtà era un grande utero da cui nasce una vita nuova, appunto il rinascere, il ribellarsi, che è la vita nuova di ciascuno di noi, il ricominciare a vivere, il ricominciare a essere belli. C'è un passaggio, del libro che è alla fine. Io sono tentato, poi vediamo se verso la fine sono tentato proprio di prenderlo, che è meraviglioso, perché dopo questo cammino tu, anzi lo prendiamo subito, stiamo facendo questa chiacchierata bellissima, dove tu recuperi una lettera. Perché vedete, uno, i libri, come io ritengo anche i film, come anche una canzone. Quando li leggi o li rileggi, in base anche al proprio stato d'animo, ti danno qualcosa. Molto spesso anche un libro, come la prima volta che vedi un film, sei concentrato un po' sul percepire, sul capire bene la cosa, no? Ecco perché io dico sempre che vanno riletti, perché ti danno qualcosa di più. Ma c'è questo passaggio finale che ci fa capire come questo viaggio, questi elementi, la squadra, le mani, la testa, gli organi, cioè queste dinamiche che abbiamo all'interno di noi. C'è questa bellissima lettera che tu citi, vorrei vedere dai tuoi occhi, poi non vado avanti. Cioè dobbiamo riscoprire la capacità di metterci nell'altro e di guardare come se fossimo nell'altro, prima di giudicarlo, prima di esprimere tutta una serie di considerazioni. Bellissimo in questo libro, io direi, lo chiamerei un ripasso che fai del Decalogo. Lo vogliamo fare un attimo insieme? La memoria non lo trovo, non me lo ricordo, devi andare a cercarlo. Ma guarda, È pagina. Pag un modo di rileggere i comandamenti. I comandamenti noi spesso li applichiamo a Dio, li applichiamo alla Chiesa, li applichiamo alla confessione che facevamo da bambina, ma in realtà i comandamenti sono la base di ogni uomo, la Citiamone base di uno, una non li nazione. facciamo tutti e 10, sennò dicono che farebbe bene un po' a tutti. Ne cito uno tra tutti, il primo che mi viene in mente che mi è piaciuto tantissimo. Ricordati di santificare le feste in corsivo. Subito dopo dice anche le tue. Perché? Perché noi abbiamo il vizio di dover sempre, il discorso che facevamo prima, mettere noi stessi dopo. In realtà, quando Dio crea l'uomo, crea un mondo, il settimo giorno si riposa, si posiziona in modo diverso, cioè il riposo di Dio è il dire era cosa molto buona. Allora anche il nostro riposo è esattamente il rimettere le cose a posto, ridare la priorità alle verità, ridare e di dire: io posso essere contento di me stesso, posso essere felice di me stesso. Noi lasciamo sempre spazio alla colpa, lasciamo sempre spazio ai rimorsi, e invece dovremmo anche premiarci per le cose belle che facciamo, perché facciamo un sacco di cose belle, un sacco di cose buone, un sacco di cose, e diciamo un po' alla bergamasca, te faccio il todoere. Ma invece il ricordati di onorare la festa, onorare anche te stesso, cioè renditi onore per il bello che vivi, per il bello che sai donare. Non per niente
Noi la parola sacrificio l'applichiamo sempre alle cose negative, ma in realtà sacrificio in latino significa ciò che rende sacra una cosa. E è lì il bello, perché se ci hai messo fatica, se ci hai messo impegno, se ci hai messo di tutto, l'hai resa sacra, l'hai resa festa, l'hai reso momento di Dio, l'hai reso giorno del Signore. E allora in quanto i tuoi sacrifici li puoi celebrare, li puoi capire come sacri, sacrum facere il sacrificio. Fai tanti sforzi, fai tante realizzazioni, ma renditi conto che hai reso sacra la tua vita, hai reso sacro un momento, hai reso sacra la vita di tante altre persone. Questo a noi sfugge, ma è la bellezza di quello che facciamo. Facciamo adesso con sacrificio una piccola pausa e ci rivediamo fra poco. Abbiamo iniziato con Monsignor Giulio Della Vite a percorrere un po' questo viaggio che è alla base, che è il contenuto di Ribellarsi, il suo ultimo libro edito da Mondadori. E abbiamo già anche nella sua capacità anche espressiva, colto delle dinamiche e dei piccoli passaggi simpatici di come possiamo avere l'opportunità di fermarci e di riscoprire un po' che ripartire da noi è una grande cosa. Tornerei su un aspetto, Don Giulio. Perché in un momento come questo, post-pandemico, un passaggio del genere è fondamentale? Cioè, noi stiamo vivendo, e lo leggeremo più avanti nei libri di storia perché non si ha mai troppa consapevolezza del momento, comunque un dopoguerra. Qui tu, per affrontare questo dopoguerra, ci stai facendo capire che dobbiamo ripartire da un'egologia. Nel libro uso un'immagine un po' forte, nel senso che abbino il concetto di questa pandemia dicendo che più che un dopoguerra, più che una rivoluzione industriale, informatica, come è stata definita da tanti e quant'altro, la vedo come una era glaciale, cioè come un'opportunità. Dopo ogni era glaciale, l'uomo ha migliorato la specie. Le ere glaciali, bloccando tutto, hanno fatto evolvere l'uomo, la specie dell'uomo. Si estinguono i dinosauri, l'Homo faber, l'Homo sapiens. E allora il Covid, secondo me, ha tutta l'opportunità e ci consegna l'opportunità di un'era glaciale. Interessante. E questa intuizione dell'era glaciale l'ho avuta sentendo il linguaggio giovanile, dove definivano questo momento come frizzato, cioè come congelato. Dall'inglese freeze, cioè congelare, in realtà si è congelato tutto. Si è frizzato il lavoro, si è frizzata la scuola, si è frizzato il movimento, si sono frizzate le famiglie, tutto si è congelato. È stata una vera e propria era glaciale, perché tutto si è congelato. In un'era glaciale, se uno pensa di riprendere da dove era rimasto prima e magari farlo di buona lena, è morto, è fuori, non ce la fa a esistere, non ce la fa a sussistere, non ce la fa a riprendere, perché tutto è diverso, sono diverse le modalità, siamo diversi noi, cioè la sfida è ricominciare. Ripartire da capo è rinascere, perché tutto si è bloccato, cioè prendere in mano la propria situazione e vederla in modo nuovo. Noi lo diciamo nel lavoro, ah, nel lavoro non potrà essere più, perché abbiamo scoperto lo smart working, abbiamo scoperto tante realtà, dipende come uno interpreta lo smart working e si salverà o no. Perché se uno, prendiamo l'esempio dello smart working, se uno interpreta lo smart working come fare a casa quello che faceva al lavoro, è morto. Perché questo è home working, lavoro a casa, e quello che porti a casa rischia di non essere più lavoro, perché qualcuno si accorgerà che tu non gli servi più, che eri in sovrappiù, che il lavoro può essere fatto in modo diverso, per cui quello che era home working non sarà più home
working, ma sarà home, cioè resti a casa. Punto. Smart invece in inglese significa intelligente. Chi ha preso il lavoro intelligente? Chi ha saputo dire riformuliamo quello che facevo, i modi di lavorare, le modalità, gli obiettivi, i criteri di valutazione, come faccio a capire cosa è importante? Allora, intelligente, a me, come dicevo prima, piace entrare nelle parole. Se torniamo a dare il senso alle parole, intus legere, cioè intelligente, non è quello che sa tante cose, ma l'intelligente è quello che sa guardar dentro le cose. È quello che riesce ad avere l'intuizione. C'è una bellissima frase di Don Beppo Papassori che dice: quelli che chi che sa gli è tace, che è intelligente gli è rar, ma chi che ga entra su gli è puc. Quelli che sanno le cose sono tantissimi. Quelli intelligenti che sanno entrare dentro le cose sono rari. Ma quelli che ci entrano su, entrano in un livello superiore. Bellissimo che il bergamasco abbia il concetto di intelligente e abbia una parte in Entrasse. più dell'intelligente che è entragasse, cioè entrare sopra in un livello superiore. È bellissimo che il bergamasco abbia questa idea, che è il concetto di dire c'è qualcosa in più di quello che vedo. C'è qualcosa in più della realtà in cui io devo entrare, entragasse, che non è entrare dentro, ma è entrare su in un livello Sopra. superiore, che è bellissimo. In una realtà E come che quella ti del permette di avere una vista diversa. assolutamente una vista diversa. In una realtà come quella bergamasca, in cui a me piace sempre giocare con questi termini, in cui se noi pensiamo siamo gli unici che riescono a vedere nelle cose più banali un lavoro. Perché noi nel concetto di, nella parola più comune, che è cosa, noi lo chiamiamo lavoro. Cioè, vediamo un lavoro anche nella cosa più comune, la cosa per noi è già un lavoro. E il lavoro per un bergamasco è das de fa, cioè devi darti tu il da fare, non te lo dà qualcun altro, non devi eseguire, sei tu che ti dai cosa devi Sei tu fare, proattivo. sei tu proattivo, sei tu che decidi come gestire il tuo pezzo, che ti dai il modo giusto di fare, che è smart working. Cioè, se noi traduciamo lo smart working Senza passare in dall'italiano, dal italiano chi bergamasco è? Che allo smart work. in italiano sarebbe lavoro intelligente. Rende meno del bergamasco das de fa, cioè il darsi da fare, il lavoro, il modo intelligente di fare le cose. Lo smart working è il das de fa. Però c'è l'evoluzione ulteriore del passo oltre, dell'entragasse, di fare un passo più avanti. Secondo te questa sfida in questo momento storico, io mentre leggevo il libro, ognuno di noi ha le proprie passioni, le proprie sensibilità, no? E non sono riuscito per mia mancanza, perché mi piace, volevo trovare qualcosa che mi dicesse, e quindi ti chiedo a te una riflessione calata su questa cosa qua, visto che noi siamo comunque in un contenitore di approfondimento di attualità, di dinamiche del momento. In quel viaggio qui, la politica, secondo te, su che vagone sarebbe salita? C'è un piccolo passaggino in cui massacro la politica. Nella squadra di calcio, a un certo punto, nelle tensioni dei mediani dello stomaco, a un certo punto c'è un passaggio di dialogo provocatorio tra due personaggi. E le provocazioni sono due, fondamentalmente. Una è quella del livello di contenuti, dove non, ogni riferimento a persone, fatti o circostanze è puramente casuale, dove uno dice: se io vado
da un dentista. Mi garantisco che il dentista abbia la laurea. Se io prendo un aereo, voglio la tutela Che il che il pilota pilota abbia fatto tutti. tutti i corsi necessari per far decollare un aereo. L'Italia è l'unico paese, è uno dei pochi paesi a pari di quelli del terzo mondo, dove non c'è l'università per fare i politici. I paesi del nord Europa e i paesi più evoluti hanno un'università specifica per la politica, dove si insegna la storia, dove si insegna la Costituzione, dove si insegnano i valori e uno diventa capace di fare il politico. Non è detto che si diventi bravo a fare il politico, ma È almeno almeno ha attrezza, ai la fondamentali. cassetta degli attrezzi per fare il politico. E allora, siamo sempre sicuri che prendere le persone che si offrono, le persone brave, le persone che hanno Che uno certo si sanno charme, vendere o le magari. persone che si sanno vendere, o le persone che hanno un carisma per certe cose, sia sempre possibile che facciano il politico. Punto di domanda. È necessario anche qualcuno che abbia il carisma, qualcuno che abbia delle capacità, ma un'università della politica non potrebbe aiutare il paese in questo momento. Negli anni scorsi, nella prima Repubblica, pur con tutte le difficoltà e le debolezze, le crisi e le tragedie che ha avuto la Prima Repubblica. Però la Prima Repubblica aveva una forma e aveva una forza che era quella della formazione locale di contenuti. Per cui c'era la scuola elementare, che era il circolo del paese, c'era la scuola media, tra virgolette, che era il circolo provinciale, c'erano le superiori, che era il circolo regionale, e poi andavi all'università se entravi nell'entourage nazionale. E c'era un'evoluzione anche di Di preparazione. ruoli. Mi piacerebbe, una delle cose che è uno dei miei sogni nel cassetto, da andare a recuperare, magari su cui scriverci qualcosa, è la grande storia del Celana. Al Celana, al nostro Beh, collegio sono una. Celana, dove tante persone sono legate, c'è un aspetto del Celana dove si trovava addirittura Moro, Martinazzoli, personaggi di livello che d'estate si ritrovavano al Celana perché era fuori Un po' del dalla vita normale, un mondo. po' fuori dal mondo e così, e in questo collegio si mettevano, ma Moro, cioè uno statista come Moro che veniva al Celana a fare l'alunno, cioè a capire e a discutere con gli altri sulla realtà attuale. Sì, servirebbe formazione continua. Assolutamente, ma anche formazione di base, formazione di base, proprio mestiere, servirebbe anche mestiere in questo senso di politica e non mestieranti, che è un'altra cosa. E la seconda provocazione sulla politica la faccio all'interno della squadra, perché nella dinamica della squadra, a un certo punto uno si lamenta che l'altro, poiché sta vincendo l'altra squadra, vince per passare col vincitore. E nessuno, guardando a calcio, si vedrebbe uno che toglie la maglia e cambia la maglia e si mette a giocare con l'altra squadra. Eppure nella politica succede. E succede anche che qualcuno vuole segnare in bagarre. Ma se stai giocando a calcio, stai giocando a calcio. Se stai giocando a pallavolo, stai giocando a pallavolo. Non puoi pretendere di segnare in bagarre e di fare gol e che ti venga segnato gol. Perché in questo caso che hai citato tu, si mascherano dietro un concetto, una parola su Io cui sono bisognerebbe scrivere convinto, un'enciclopedia, che esatto, ma io è la libertà questa è la mia personale di. provocazione, è la libertà personale, però se tu sei stato eletto, io su questa è una mia convinzione, se tu sei stato eletto da un popolo, da numerose persone, per un mandato esplicito, con un partito o con Con un un'idea, programma. con un programma, nel momento in cui tu non ti trovi più con quel programma, con quella Dai, le realtà, dimissioni vai a con quel casa. partito, vai a casa, per coerenza, non vai dall'altra parte, non vai a metà, per rispetto delle persone che ti hanno votato. E allora vai a casa, abbi la coerenza delle tue idee, di ciò che hai vantato per farti eleggere, il rispetto di chi ti ha votato, lascia il posto a qualcun altro. Con la coerenza di dire: signori, io in questa cosa non ci credo più. E allora così diventa vero di dire anche ai tuoi elettori: signori, io mi tiro indietro perché non ci credo più in questa cosa. Dove il
L'elettore che ha dato fiducia a una persona si trova che quella persona qualche mese dopo gli dice una cosa di un altro colore per quella fiducia che gli avevano dato. Non è così, non è detto. Allora, se tu dici che non ci credi più in quella cosa, abbi la coerenza di metterci la faccia, il coraggio di dire io. Non abbiamo più il coraggio di dire io. Cioè, se io dico io che ho detto questa cosa, non mi stroduesco, faccio un passo indietro. E invece anche questo magma che uno passa di qua, No, passa di là, no, passa di lì là. è la libertà delle persone intelligenti che possono cambiare pensiero. Però se la persona intelligente non si No, ti ferma, dico le risposte che usano, sì, no, però se una persona intelligente, libera e acuta, che sa guardare oltre il rosso di un semaforo passa, gli viene addosso qualcuno e fa un incidente e magari ammazza qualcuno, perché la libertà non è la stessa per cui ci fermiamo a un rosso. Per salvare la propria pelle, la libertà è il rispetto, non c'è mai una libertà assoluta, la libertà è sempre nel rispetto degli altri e la mia libertà si confronta sempre con il bene degli altri. E in questo senso allora diventa necessaria la coerenza, perché... Ecco che cioè recuperare questo io, recuperare questo ego, lo dici in un passaggio dove, insomma, a volte cerchiamo un po' tutti, no? Dei riferimenti, cerchiamo degli idoli piuttosto che poi dopo cambiano, che poi dopo ci deludono, che poi... Ecco, il fatto di... Se tutti riuscissimo a recuperare quella egologia, sarebbe poi automatico, per rispetto anche verso se stessi, avere degli atteggiamenti più etici e più coerenti, di guardate, io non ci sto più perché questa cosa qua non la vedo più mia, il partito ha cambiato linea, che invece era quella per cui mi ero dato disponibile, cedo il passo perché quello dietro di me è più allineato, poi è affar suo, insomma. Questo è una rivoluzione, che però, un po' come i capponi di Renzo, no? Fare in modo che siano i capponi a darsi la norma. Adesso io, quando hanno approvato, spinto in maniera molto demagogica, e a mio parere personale, la riduzione dei parlamentari, ho detto, bah, allora stiamo lì fino al 2023, perché mica saranno così fessi poi di andare a casa prima, sapendo che poi una buona parte di loro non sarebbe più ritornata, no? Pare che non hai detto, né? Perché poi sai, possono fare anche delle leggi all'ultimo momento e cambiare ancora, insomma, è tutto in itinere. Ecco, la testa pensa, la pancia percepisce. La mano accompagna, il piede segue. Hai citato un po' il bergamasco, adesso te lo cito io. Quindi, quando la mura al ghè, la gamba la tira al pè. Possiamo dire che il legame di tutta questa roba qua è data comunque dall'amore, è data comunque da una passione, cioè tu vai, fai un viaggio, questa signora del cappotto verde, cioè uno sale su un treno per fare un viaggio, per andare verso una meta, e durante questo viaggio si arricchisce perché fa incontri. Ecco, qual è questa meta di questo viaggio? La meta del viaggio è la rinascita di ciascuno. La retrocopertina dice è ora di rinascere, è ora di venire alla luce. Vabbè, spoileriamolo un pezzettino. Questa donna, perché è una donna? Perché fondamentalmente ciò che rende unità tra le varie parti del corpo e tra le varie parti della vita e tra le varie parti delle nostre relazioni sono tutte cose che hanno, sono tutti termini che hanno il femminile, l'anima, la passione, la grazia, l'etica, la psiche, è tutta quella dinamica che rende unità tutte
tra tutte le varie parti. Il valore è femmina, cioè il valore di queste Il cose, la valore di queste somma. cose è femmina, nel senso più evangelico del termine. Mi spiego. Quando Gesù, nell'ultimo capitolo del Vangelo di Matteo, fa quella grande parabola del giudizio universale, la griglia del giudizio universale non ha verbi religiosi e non ha la parola amore. Mi avete dato da mangiare, mi avete dato da bere, mi avete vestito, mi avete curato, mi avete cercato, mi avete assistito. Sono tutti i verbi di una mamma in casa tutti i giorni. La realizzazione della vita sta esattamente nella premura che crea casa, al di là dell'essere maschile o femminile, di questa maternità, di questa generatività. E qui ancora per giocare con le parole, noi vogliamo essere felici, ma in latino la parola felice, felix, significa fertile. E nel momento in cui tu sei generativo, in cui tu sei aperto alla vita nella testa e allora aperto a nuove idee, generi nuove idee, e nel momento in cui tu sei affettuoso, c'hai un utero. Nel senso che sei accogliente con gli altri, c'hai un seno, c'hai un utero, cioè nel momento in cui sei propositivo, sei premuroso verso gli altri, allora funzionano le relazioni. E nel momento in cui tu tendi la mano e accarezzi come una mamma, sei uomo vero, fondamentalmente, paradossalmente, perché sei colui che tiene per mano e sostiene. Nel momento in cui accompagni con i passi, sei l'accompagnamento, chi accudisce. E allora davvero l'aspetto familiare, l'aspetto femminile è ciò che crea unità proprio per poter essere poi realizzatori dell'aspetto più maschile dell'artigianeria della quotidianità. Spesso uso nel libro la parola quotidianeria, qualcuno mi ha detto che non esiste. Quotidianeria è esattamente la fabbrica della quotidianità, è dove ciascuno di noi impasta, realizza, cuoce, tesse, sono le azioni femminili dentro una cosa maschile. Poi hai coniato anche hai inventato anche un verbo verso la fine del libro. Lo vediamo fra poco. Un istante di pausa e poi andiamo in chiusura. Siamo rientrati in studio con Monsignor Giulio Della Vite. Abbiamo fatto una panoramica abbiamo scoperto un po' alcuni passaggi di questo suo libro Ribellarsi, la sfida di un'ecologia umana, dove rimettiamo al centro l'egologia. Ecco, nell'andare in chiusura, Don Giulio, mi piacerebbe che tu arrivassi a questo aspetto, no? È ora di rinascere. La parola parto. È un fatto, è il parto, è la nascita, è un parto perché è partire. Insomma, dobbiamo metterci in movimento, dobbiamo. Dobbiamo rinascere, dobbiamo tornare ad essere belli. Appunto, il parto è il momento in cui si unisce il dolore della mamma con il vagito, lo stesso urlo è il dolore e l'inizio della vita. Il dolore della mamma e il vagito del bambino si uniscono. E qua è il parto, cioè il dolore della mamma del parto diventa io parto, il verbo partire del bambino. E questo è quello che ci consegna il Covid, che è una grande opportunità. Perché noi in questa terza fase della pandemia stiamo vivendo gli stessi problemi, gli stessi sintomi della prima parte, però a livello psicologico. Nella prima parte, quando uno prendeva il Covid, cominciava a non avere il gusto e l'olfatto, poi cominciava a mancargli il fiato e poi andava in rianimazione, per semplificare. Sono esattamente quello che succede adesso a livello sociale, a livello personale. Tante persone, sempre più, abbiamo perso il gusto delle cose, tante persone subito nervose, ci si
ci si spazientisce con poco e quant'altro, c'è una carica dentro tante volte di aggressività, di fatica psicologica dentro di noi. Allora si perde il gusto delle cose, dei profumi, dei sapori, perché bisogna riprendere, bisogna fare, allora si fa tutto un po' così. Ma questo correre, questo riprendere, questo fare, questo non essersi disinquinati, alla fine ti fa mancare l'aria, ti fa mancare il fiato, e allora non sai più cosa fare, allora hai Quindi paura. dobbiamo anche un po' fermarci. Dobbiamo, più che fermarci, secondo me dobbiamo rianimarci. La parola rianimazione l'abbiamo messa ovunque, e proprio come ribelli, tornare al belli, dobbiamo rimettere anima. Dobbiamo rimettere l'anima in quello che facciamo. Rianimare significa esattamente ridare l'anima. È bellissimo perché l'idea di chi ha inventato la rianimazione era che gli arrivavano le persone ormai morte. E l'idea era quello di dire l'anima che si sta staccando, gliela rimetto dentro. E chi ha avuto questa geniale intuizione è perché ha chiamato quella fase critica del soccorso come il dire gli prendo l'anima che gli si sta staccando e gliela rimetto dentro. È esattamente quello di cui abbiamo bisogno adesso. Cioè, questo Covid ha cercato di strapparci l'anima. Abbiamo bisogno di rianimarci, di mettere l'anima nelle cose, di rimetterci la passione, di mettere la bellezza in quello che gustiamo. E allora, se questo Covid ci ha insegnato a rallentare, bene, ci ha insegnato il valore delle persone. Abbiamo detto che abbiamo perso tante persone, che non siamo riusciti a salutarli, che non siamo riusciti a dirgli quello che volevamo a tanti morti. Va bene. E perché adesso non lo facciamo con i vivi? Rimpiangiamo di non averlo fatto con i morti e non lo facciamo con i E vivi. non abbiamo E recuperato questa dinamica. cominciamo a farlo con i vivi e cominciamo a sentire chi ci è mancato, a sentire chi abbiamo da parte, a capire quello che il valore della vita, cioè il valore della casa, il valore della famiglia, il valore degli altri, il valore dell'altro, cioè abbiamo avuto paura dell'altro che ci poteva contagiare e allora giriamola questa cosa, l'altro è quello che ci può anche contagiare di cose belle. Abbiamo bisogno di un contagio di wow, di un contagio di idee, di un contagio di positività. Ci siamo contagiati tutti al peggio, allora possiamo contagiarci anche al meglio. È questo quello che secondo me ci consegna questo Covid come grande opportunità, perché quello che ha fatto il Covid in negativo possiamo rifarlo in positivo. Bene, grazie Don Giulio per Grazie a voi, grazie a voi. questa occasione in cui abbiamo dato un momento, diciamo, di cultura, ma abbiamo toccato un po' dei fondamentali che dobbiamo un po' appunto recuperare tutti da subito. Grazie e ci vediamo la prossima settimana.